le linee guida regionali sul diabete sono state applicate dai 270 medici di base di famiglia della ASL di Pescara, collegati con il centro di diabetologia dell'ospedale di Pescara. Questo in 3 anni ha arruolato, come diciamo, 4.000 persone. I vantaggi che si sono ottenuti sulla salute, sulla diminuzione di complicanze, sulla facilità di correzione della iperglicemia e l'evitarsi delle ipoglicemie sono stati significativamente evidenti, e questo attraverso una piattaforma comune informatica che ha permesso ai medici di essere costantemente connessi tra loro e con il centro di diabetologia della ASL di Pescara, sito all'ospedale civile di Pescara. Questa messa in rete è quello che poi riduce, l'utilizzo di queste pratiche virtuose riduce le complicanze del diabete. È opportuno che ricordiamo tutti che ormai il diabete non è più mortale per il coma diabetico o il coma ipoglicemico, per fortuna, ma si muore di complicanze. È appunto nei confronti di queste complicanze che noi dobbiamo essere attivi e prevenirle.